Amici dello Sportello del Cittadino, siamo a Taranto, precisamente all'entrata di Lama in via Primule. Una discarica a cielo aperto e poi la sicurezza stradale che manca del tutto. Ne parliamo con un abitante del luogo, Luigi Nuzzo, Gino Nuzzo. Tante denunce, tante battaglie, passano gli anni, ma il menefreghismo dell'amministrazione comunale è sotto gli occhi di tutti. Ripeto, dottor Abate, qua la situazione è veramente drastica. Siamo nel terzo millennio, 2015, ancora ci troviamo di fronte a questa... Io non trovo parole, attributi per definire una cosa del genere. Una discarica a cielo aperto. Discarica a cielo aperto, stiamo parlando a Taranto di turismo. Lama sta qui a due passi. Il turista dovrebbe passare di qua, non so che concetto si fa di una nostra... E Lamiu dov'è? E Lamiu l'abbiamo scritto sopra, dove sei? Ma mi colpisce soprattutto, mi colpiscono le condizioni di insicurezza stradale, non la sera è tutto buio, non esistono marciapiedi, non esiste segnaletica né verticale né orizzontale. Tenga presente, dottor Abate, questa via Primule, specialmente abbiamo lottato per avere un pochino di lampadine su via San Domenico, grazie a Dio, grazie non so, forse a noi stessi, le lotte che abbiamo fatto, abbiamo ricevuto un po' di lampadine. Questa strada, in particolar modo, l'inverno dalle 15 in poi, dalle 14.40, è buia, è totalmente buia, per cui guardi un po' quella fermata del bus, quella e quell'altra. Mezzo a una strada, non ci sono attraversamenti pedonali, non c'è nulla. Quindi la strada è così come si presenta. Tenga presente, ripeto, l'inverno, quando le massaie purtroppo non hanno la patente, devono andare a Lama a fare la spesa, vengono a piedi. Devono votarsi a qualche santo per non essere travolti. Presumo proprio di sì. E qui ci sono delle colpe, forse lavori pubblici. Certamente. Ma anche Polizia Municipale dovrebbe provvedere, insistere. E qui poi un'altra nota dolente, se parliamo di Polizia Municipale. Bene, è tutto da via Primule, Lama. L'amministrazione comunale non ascolta o non vuole ascoltare. Qui, signor Sindaco, Assessore ai Lavori Pubblici, Lonuce, Sindaco Sauro, qui a rischio la vita delle persone, lo avete capito o no? Qui la gente rischia la vita, è il turismo il grande assente. Che vergogna, povera Taranto, poveri noi.